Amici di YouTube, io sono Davide Netto, come sempre benvenuti nel mio canale Game Player, Principe di Persia, gioco del 1989. Iniziamo subito, andrò a giocare a un po' di livelli e vediamo un po' cosa ne esce. Allora, iniziamo subito con questo primo livello. Allora, saltiamo un poco. Ok, benissimo, questo primo livello è molto di aiuto perché in effetti ci fa vedere un attimino come come sono i funzionamenti del gioco, insomma. Ok, primo livello molto breve, andiamo subito al secondo livello. Andiamo un po', vediamo un po'. Ok, ovviamente questi sono dei medaglioni che secondo me fungono da soldi per fare degli acquisti. Dobbiamo superare sempre questi soliti ostacoli. Ok, abbiamo superato anche il secondo livello. Terzo livello. Ovviamente questo gioco non è che è semplice, sembra semplice all'inizio ma in realtà è difficile. Ok, terzo livello. Ovviamente i soliti ostacoli. Ecco le prime mattonelle che si muovono. Continuiamo a prendere pure questi diamanti qui. Le mattonelle. Qui inizia a diventare più difficile il gioco. Allora, adesso ci iniziamo a arrampicare su questa torre. Ovviamente continuiamo a prendere questi soldoni sotto forma di diamanti, o chiamate come volete voi. Ok, vi ricordo che questo è un gioco del 1989, ovviamente questo è un gioco che ho scaricato con l'applicazione, potete trovare con iOS e Android. Livello 4, abbiamo finito anche il terzo livello. Dicevo, questo è un gioco che potete scaricare con iOS di Apple oppure con Samsung o Google Play. Quindi è un gioco che potete giocare tutti e scaricare tranquillamente. Non è molto fedele all'originale del vecchio gioco del 1989, però diciamo ci avviciniamo molto all'originale. Allora, in questo quarto livello cambia un po' la schermata, cambia un po' il gioco. Inizia a diventare anche un po' più difficile, insomma. Vediamo un po' la situazione come va. Ok, dobbiamo superare quest'altro ostacolo. Ok, abbiamo completato anche il quarto livello e siamo subito al quinto livello. Ok, vai, iniziamo subito. Ovviamente non potrò giocare a tutti i livelli perché sono tantissimi i livelli del Principe di Persia. Mi sembra che sono circa 200-300 livelli, anche qualcosa in più. Quindi giocherò solo ai primissimi livelli, giusto per farvi vedere questo gioco che io consiglio, vi ripeto, di scaricare. Allora, abbiamo mosso la mattonella perché altrimenti c'era la porta che ci sbarricava e quindi ci uccideva. Continuiamo a camminare sul nostro percorso. La cosa bella di questo gioco è che man mano che andate avanti c'è questa striscia gialla sopra che vi fa capire a che punto siete del percorso. Sulla parte sinistra c'è il livello, sto al numero 5. Ed ecco qui, adesso sono arrivato al livello numero 6, quindi è fatto molto bene questo gioco. Ovviamente scorrerà un po' di pubblicità che io ovviamente ho tagliato. Livello numero 6, vediamo che abbiamo, ovviamente ho già 46 soldoni, già le cose iniziano a diventare un pochetto più difficili. Eccoci qua. Oh, è che non riesco a saltare più. Ok, bisogna saltare sempre con molta calma, altrimenti si cade giù. Ok, continuiamo a camminare. Allora, dicevo così, è un bel gioco, diciamo molto giocabile per qualsiasi età. Allora, adesso ci stiamo arrampicando di nuovo sulla torre. Dobbiamo ovviamente stare attenti perché sennò qua veniamo trafilati dalle lance. Ecco, per poco non morivo. Sto quasi alla fine del livello 6 e mi sto avvicinando al livello numero 7. Fatto molto bene questo gioco. Ok, adesso sono arrivato al livello numero 7. È fatto molto bene questo gioco e quindi, come vi dicevo, è ben fatto. A sinistra vedete i livelli,
la strada verso l'ottavo livello. È fatto molto bene, insomma, è molto giocabile, però è anche molto difficile, ci vuole molta costanza e molto pazienza. I livelli sono tantissimi. Allora, vediamo qui. Ok, vedete quella che abbiamo preso adesso? Una sorta di porzione magica che serve per ridarci di nuovo la vita in caso di morte. Quindi mi raccomando, prendete sempre quella porzione perché è importantissimo. In caso di morte possiamo risorgere. Continuiamo a prendere i soliti diamanti, continuiamo sul nostro percorso che diventa sempre più difficile. Attenzione, qui ci sono delle lame, quindi bisogna scegliere il tempo giusto per passare. Ok, ancora un'altra lama da superare. Potevo andare pure da sopra, vabbè, sono andato da sotto, mi sono complicato un po' la vita. Vabbè, continuiamo il nostro percorso. Ok, terminato anche il settimo livello, passiamo all'ottavo livello. Adesso io mi compro qualcosa, vedete, mi sono comprato un bel parrucchino. Infatti, con i soldi che voi andate a accumulare con questi diamanti, avete la possibilità comunque di fare degli acquisti. Questi acquisti, quindi, migliorare i capelli, il vestito, insomma, tutto. Questi miglioramenti non sono solo dal punto di vista estetico, ma anche per migliorare le prestazioni appunto dello stesso principe di Persia. Quindi non è solo un fatto estetico il fatto di dover acquistare i vestiti eccetera eccetera, ma anche un fatto di miglioramento delle prestazioni dello stesso principe di Persia. Io sto andando molto velocemente perché altrimenti qui rimango trafilato dalle mattonelle. Bisogna essere molto molto dinamici e svelti con questo gioco perché non è semplice, ragazzi, non è semplice. Sembra facile, ma non lo è. Ovviamente ho fatto un po' di tagli perché altrimenti qui con tutta la pubblicità non si va mai avanti. Allora, si continua con l'ottavo livello, terminato, vado subito a giocare al livello numero 9. Vi ricordo che questo gioco lo potete scaricare se avete il sistema operativo iOS o Android. Il gioco è gratuito, non è a pagamento. Ovviamente, se volete acquistare il gioco senza le pubblicità, mi sembra che costa circa 3,50 euro, qualcosa del genere. Allora, io ho comprato nel frattempo qualche altro vestito e sto continuando a giocare con il livello numero 9. Risaliamo di nuovo questa torre, vediamo che difficoltà ci aspettano. È un gioco che, diciamo, all'inizio sembra facile, ma in realtà è difficile. Bisogna saltare con i tempi giusti, non è semplice. Per adesso tutto ok, io sto andando un po' di fretta, però ho giocato a questo gioco diverse volte prima di poter fare proprio la prova per portare qui su YouTube, altrimenti se morivo 100.000 volte, insomma. Quindi ho fatto diverse prove da solo e adesso questa registrazione è proprio quella che sto facendo per YouTube. Allora, eccoci qui. Adesso, ok, siamo arrivati al livello numero 10. Benissimo. Livello numero 10. Ovviamente, vi ripeto, non giocherò a tutti i livelli, impossibile, altrimenti dovrei stare almeno 2-3 ore di gameplay. Quindi registrando giusto un 10-15 minuti per farvi vedere un po' questo gioco com'è. Vi ricordo di iscrivervi al canale Davide Netta, lasciate un commento, un like, scrivete cosa ne pensate di questo gioco, se l'avete scaricato, se ci avete giocato, se vi piace oppure no. Io nel frattempo, mentre parlo con voi, gioco pure, passo nel tempo giusto, continuo a accumulare questi diamanti per poter fare altri acquisti e nel frattempo continua questo percorso che è un po' più. Ecco qua, ragazzi, sono morto. Adesso con quella famosa porzione magica che, diciamo, dovete prendere durante il percorso, sono risorto. Quindi non parto da zero, ma parto da dove sono morto, insomma. Quindi non ho iniziato il livello 10 da zero, ma ho iniziato, vedete, adesso da metà. Bisogna saltare con il tempo giusto perché ci sono queste lame che vi trafiggono e quindi poi dovete iniziare tutto da capo. Bisogna stare attenti. Ecco queste mattonelle. Ah, caspita, caspita. Oh. Qua
ragazzi, questo livello è un pochetto più difficile. Ok, continuo a camminare. Qui penso che mi devo arrampicare. Ok, ci arrampichiamo. Qua un bel salto, un altro... Ah, lì c'è una mattonella che evidentemente serve per sbloccare a qualcosa e infatti sblocca la porta questa che sta sopra. Attenzione perché queste mattonelle stanno traballando. Ok, abbiamo terminato pure il livello numero 10. Siamo a livello numero 11. Continua il nostro percorso. Come voi sapete, il principe di Persia deve salvare la famosa principessa. Oltre a questa versione del principe di Persia, sono uscite anche altre versioni. Che poi ci sono stati vari restyling con la tecnologia, eccetera, eccetera. Si va avanti, quindi ci sono delle versioni molto più performanti. Ecco, qui diciamo ho dovuto fare un arrembaggio incredibile per poter scendere. Adesso qui come vado? Che faccio qui? Dove mi butto? Ma non ho capito dove buttarmi. Vabbè, utilizzo di nuovo la porzione magica. Ma non ho capito qui dove devo andare. Vi dico la verità, ragazzi. Ok, dovevo saltare nel punto giusto. Ci sono riuscito. Continuiamo il nostro percorso. Vedete sotto quei comandi che si muovono, sono io che li sto muovendo su questo già. Ok, vado da sopra così mi evito tutte queste porte taglienti. Ok, ho terminato anche il livello numero 11. Siamo al livello numero 12. Sto andando molto velocemente. Giusto visto, adesso facciamo qualche altro acquisto nel frattempo, visto che abbiamo un po' di soldini, vedete, potete acquistare un po' tutte queste cosucce e migliorate la performance del principe di Persia, che sarà più agile, più svelto, eccetera, eccetera. Livello numero 12 cambia completamente, stavo morendo di nuovo, cambia completamente il quadro e anche qui mi sembra abbastanza difficile. Ci vuole tanto equilibrio, bisogna stare al passo qua col tempo, altrimenti si muove le mattonelle, le lame taglienti, le porte, eccetera, eccetera. Ok, siamo già verso metà percorso, più o meno. Adesso qua ci sono altre mattonelle da saltare. Salta, salta. Ok. Vi ricordo che questo è un gioco molto carino e gratuito, quindi vi consiglio di scaricarlo, però i livelli sono tantissimi, quindi è impossibile portare tutta la serie. Però certo porto almeno una quindicina di livelli, in questo modo voi che mi seguite da casa e guardate il gameplay, più o meno potete fare un'idea della giocabilità e della tipologia di gioco. La cosa bella di questo gioco, che potete scaricare sempre gratuitamente, è che dopo aver terminato il Principe di Persia, questa versione, potete giocare alla versione successiva. Ok, siamo adesso a livello numero 13. Numero 13, si cammina sempre molto velocemente, perché altrimenti qua le cose non vanno bene. Mattonella, saltiamo. Spero che questo gioco vi piace. Lasciate un commento, dite la vostra se vi piace il gioco, se ci avete mai giocato. Ovviamente non è un gioco fedele all'originale, quindi al vecchio gioco che si trovava nei vecchi computer. Però è un po', diciamo, è la stessa versione, però un po' migliorata, insomma. Qui ci sono le mattonelle. Bisogna stare attento a questi trampoli che mi lanciano, perché altrimenti rischio. Ok. Ragazzi, sembra facile, ma non lo è. Bisogna veramente essere agili. Caspita, vedete, a un certo punto non vedete nemmeno dove scendete, dove cadete. Per questo dovete essere molto, molto, molto agili, perché altrimenti si rischia di morire. Caspita, avete visto, ragazzi, sono morto. Però prendo la famosa porzione magica. Ovviamente avete anche quando finite la porzione magica, avete la possibilità di far scorrere le pubblicità. E facendo scorrere le pubblicità, praticamente potete iniziare da capo il livello. Siamo sempre qui a livello numero 13. Stiamo ripetendo un po' questa fase un po' più difficile. Ok, ragazzi, siamo arrivati al livello numero 14. È stato un po' difficile questo livello. Non è facile. Vabbè, voi se perdete ripetete, ovviamente. Adesso vediamo al livello numero 14 cosa ci aspetta.
Ok, cambia di nuovo il quadro. Ovviamente vedete, tengo sempre un abito chic che in realtà serve per migliorare la mia performance. Ragazzi, qua diventa più difficile la corsa del principe. Caspita, stavo di nuovo morendo. Vai, 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 vai. Ha voglia di saltare qua. Queste mattonelle pericolanti. Se non salti bene, sei fuori. Cade la mattonella e muori subito. Vai, 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 vai. Allora, qui ci dobbiamo lanciare. Ci dobbiamo lanciare. Vai. Caspita, ragazzi, qua l'ho vista nera. Me la sono vista davvero nera. Vai, 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 che abbiamo finito quasi il percorso. Salta ancora. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Andiamo a giocare questo ultimo livello, livello numero 15, e poi terminiamo, diciamo, questo gameplay. Vi ricordo, iscrivetevi al canale Davide Net, lasciate commento, like. Se volete scaricare questo gioco lo potete scaricare con iOS, Android. È un gioco che due giochi in uno in realtà. Ci sarà un po' di pubblicità fastidiosa, però voglio dire, non è questo il problema. Ok, siamo già a metà percorso del livello numero 15. Vi ricordo che era impossibile portare tutti i livelli perché ne sono circa 300, mi sembra, 200, 300, sono tantissimi, quindi per motivi di tempo, diciamo, non posso portare video così lunghi. Quindi, diciamo, ci siamo mantenuti più o meno sui tempi descritti, 10-15 minuti. Ok, sono quasi alla fine anche del 16° livello. Vai, 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 vai. Ok. Certo, ragazzi, è difficile questo gioco, non è semplice. Ragazzi, abbiamo terminato anche sul livello numero 15. Che dirvi? Io vi saluto, vi ringrazio per questo gameplay. È tutto, ci vediamo a un altro gameplay. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questo gameplay. E che dirvi? Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Davide Nero.